In quel tempo, giunto Gesù all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli andarono incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco, si misero a gridare: «Che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo?» A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo. E i demoni lo scongiuravano dicendo: «Se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci». Egli disse loro: «Andate». Ed essi uscirono ed entrarono nei porci. Ed ecco, tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandriani allora fuggirono e, entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù. Quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Questo è un episodio di esorcismo, e gli esorcismi sono una parte essenziale dell'attività di Gesù. In Marco addirittura è il primo atto che Gesù fa, che vuol dire l'ultimo. Il primo è il principio, è il fine. In cosa consiste l'esorcismo? Ecco, nell'essere liberati dallo spirito del male. Lo spirito del male comincia con la menzogna di Adamo, e quella menzogna che abita tutti noi, che è quella di non conoscere Dio come amore infinito per noi. Questa menzogna ci dà sfiducia in Lui, e la sfiducia nella sorgente della nostra vita ci dà paura, ci fa fuggire dalla vita, da Lui. La paura poi fa fare quel che si tema, cioè tutto il male lo facciamo per questa menzogna, per questa sfiducia, per questa paura. E tutto il Vangelo è un esorcismo, perché ci annuncia la verità che siamo figli e che Dio ci ama, in modo che non abbiamo paura, non abbiamo sfiducia e abbiamo quella verità che ci fa liberi. In questi esorcismi appaiono degli ossessi, ecco, degli indemoniati, dei posseduti. In qualche misura siamo tutti un po' ossessi, qualcuno un po' più assatanato, qualcuno un po' di meno. Cioè abbiamo tutte le nostre ossessioni, cioè viviamo delle nostre paure, delle nostre sfiducie. Anzi, è proprio la paura stessa della morte, che detta ogni nostra azione. La prima cosa che penso è come salvarmi. È questa paura che ci rende egoisti e ci fa fare il male. Ecco, e questa paura è anche giusto averla, ma è un conto avere la paura, un conto esserne avuti. Aver la paura la controlli, la domini, e tutta la nostra vita è un controllo della paura, che è il contrario della fede. Fede e paura stanno insieme, ma sono esattamente il contrario. Convivono, ma ciò che è dato all'uno è sottratto all'altro. E solo alla fine vedremo con chiarezza e la fede sarà totale. E per ora la nostra vera lotta è sempre tra la fede e la sfiducia, tra la paura e la speranza, tra l'angoscia, la tristezza e la gioia del ritorno a casa. È la vera lotta della traversata. E in questa lotta abbiamo il potere della parola di verità, e che compie in noi l'esorcismo. E l'esorcismo è una cosa molto seria, perché è come la tenebra, c'è. E dove entra la luce va via la tenebra. La menzogna c'è. Dove entra la verità va via la menzogna. La notte c'è, la paura c'è. Ecco, dove entra il sole, dove entra la fiducia, scompare la notte, scompare la paura. E tutta la nostra vita è una lotta in questo senso. E il Vangelo è quel principio di luce, di vita, il Signore che dorme si risveglia, che esorcizza le nostre paure e ci fa incontrare Lui dappertutto.